prendo. Me lo puoi nascondere? Sì, sì, tranquillo, te lo tengo io, vai, vai. Torno a prenderlo, eh? Sì, sì, ti aspetto. Poveretto, che paura si è preso. Buongiorno. Bella giornata, eh? Sì, sì. È arrivata la primavera, eh? Come dice? È arrivata la primavera, eh? Sì, sì, arriva tutti gli anni. Ha ragione lei. Più o meno in questo periodo dell'anno. Vabbè, dai, ma se lei ne ha voglia, lei deve mangiarle. Perché devo? Beh, nel suo stato. Quale stato, mi scusi? Ma lei non aspetta un bambino. Ma come fa a saperlo? Ma si vede. Ah, sì, questo, si vede. Sono già di 7 mesi. Complimenti, signora. Signorina. Ah, signorina? Sì, sono signorina. Ah, ecco, volevo ben dire, lui non l'ha sposata. No, non mi ha sposata. Ma mi tocca una curiosità, ma lui che tipo era? Era un uomo come tutti gli altri. Beh, come tutti gli altri non direi, visto che dopo lui... Era un uomo come tutti gli altri, era solamente cieco. Ah, ecco, volevo ben dire. Cieco d'amore. D'amore? D'amore. Era pazzo. Scusi? Pazzo. Ah, ecco, volevo ben dire. Pazzo d'amore. 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 No. Ma tanto normale non doveva mica essere. In che senso? Beh, ma perché l'ha lasciata nei guai? Perché nei guai? Perché una donna è debole e non può vivere senza la protezione di un maschio? Guardi che io, tra me e un uomo non c'è alcuna differenza. Nessuna, infatti. Nessuna. Anzi, volevo giusto chiederle, ma lei che tipo di lavoro usa? Spiritoso lei, ma guardi che è finita l'epoca in cui le donne dovevano inchinarsi a sua maestà l'uomo. Ecco donna, arriva l'uomo, suonate le fanfare, perepè, perepè, rullate i tamburi, tu 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 tu. Ma non batta! Accoglietelo con tutti gli onori, tu 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 tu. Ma non batta, ma per carità! Ma già visto i presupposti familiari, non sarà tutto, non sarà molto. Insomma, vogliamo pure traumatizzarla apposta? Non ho paura che poi nasca deficiente tuo figlio? Mio figlio, se sapessi che emozione sentirlo muovere dentro, sentirlo respirare. Mi scusi signorina, il custode è andato via, mi può ridare il pallone? Sì, tieni caro, tieni il tuo pallone. Grazie. Mi scusi, sa, se l'ho ingannata, ma la sensazione di essere madre era così bella che non sono riuscita a dirle la verità. Signorina! Dica, signore. Ma sa che io sono rimasto colpito? Colpito da me? Lei vorrebbe ancora provare la gioia di essere madre? Mi piacerebbe moltissimo. Allora, tenga, si compri un pallone nuovo.